Sulla questione del reddito di cittadinanza ci siamo scagliati tantissime volte perché è stata effettivamente una misura, tra virgolette, fallimentare. E metto le virgolette perché da un lato abbiamo avuto tantissime persone che hanno preso questo reddito senza averne diritto, ma dall'altro il fallimento più grosso sicuramente è stato rappresentato dai navigator che poi si sono trasformati in persone che a loro volta avevano necessità di trovare lavoro più che invece aiutare le persone che percepivano il reddito ad individuare una collocazione. Cosa sta succedendo adesso? In pratica sono stati ritagliati, almeno queste sono le cifre che non sono ufficiali, ma insomma escono dalle fonti che riguardano la preparazione della manovra di bilancio, circa 200 milioni di euro per rifinanziare il reddito, che significa comunque un taglio di 1 miliardo, che non è poco. Ora, qual è il punto politico di questa faccenda legata al reddito di cittadinanza? Anzi, da un lato uno potrebbe in modo semplicistico vedere semplicemente uno scontro tra il centrodestra, che è stato sempre notoriamente contrario, in modo particolare poi Forza Italia, che ha sempre votato contro, ed l'area invece dei 5 Stelle, per loro era una bandiera, e anche in parte del Partito Democratico. Ma il punto vero però di equilibrio, a nostro avviso, l'ha trovato il Presidente del Consiglio, perché in realtà non è contrario il Presidente del Consiglio ad individuare degli strumenti che consentano di aiutare le persone che sono in difficoltà economica dovute alla pandemia. Non vuole ovviamente quello che è lo sperpero di denaro, quindi la discussione dal reddito di cittadinanza si è trasferita su come andare a utilizzare i fondi del taglio al reddito di cittadinanza, perché da un lato c'è un centrodestra che preme soprattutto per quelli che sono per quello che è un riutilizzo, per ad esempio il taglio del cuneo fiscale oppure la riduzione dell'IRPEF, e dall'altro invece il Partito Democratico che vorrebbe più che altro finanziare con questi soldi nuovamente degli ammortizzatori sociali, che è uno degli altri grandi temi che dovranno essere affrontati. La lezione che noi possiamo prendere da questo tipo di vicenda è però quella pratica, sulla quale vorremmo insistere un attimo e far concentrare un po' l'attenzione di tutti. Noi dobbiamo pensare che sono stati soprattutto i comuni, che sono quelli che poi aiutano le persone in difficoltà perché le conoscono direttamente attraverso le strutture dei servizi oppure attraverso quelle che sono le strutture degli assessorati dedicati al sociale, che si sono trovati in grave difficoltà perché i fondi destinati al fondo per la povertà sono stati di fatto dirottati sul reddito per la cittadinanza. Conseguentemente, oggi molto spesso i comuni si trovano senza le risorse necessarie per le cose più semplici che hanno sempre fatto, il pagamento di affitto, di bollette, oppure semplicemente un aiuto per i buoni spesa. Allora, bisogna farcela effettivamente una riflessione di carattere generale, perché noi ce lo ricordiamo benissimo che il reddito di cittadinanza fu festeggiato con i cartelli relativi all'abolizione della povertà, e stendiamo su questo un bel pietoso. Purtroppo però la povertà non è stata abolita, e quindi vanno ridate ai comuni le risorse che consentano loro di intervenire nei casi di grave disagio sociale, e utilizzando anche naturalmente una parte dei soldi che sono risparmiati per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, in modo particolare poi per questi famosi navigator, per il supporto a quello che è il taglio delle tasse e dell'IRPEF in modo particolare, o del cuneo fiscale.